Buonasera a tutti, continuiamo il nostro studio del Trattato di Rosh Hashanah. Scorsa volta stavamo parlando di questioni agricole collegate allo Shivit, all'anno sabbatico e appunto al periodo che precede l'anno sabbatico, cioè se è possibile piantare qualcosa nei giorni che precedono l'inizio dell'anno sabbatico stesso. E ci eravamo imbattuti in un problema che è quello di quanto tempo impiega ad attecchire una piantagione. Abbiamo visto che appunto nella Gemara vengono fatte varie proposte. La Baraita che avevamo visto in precedenza dava come limite semplicemente quello dei 30 giorni, però questo mal si concilia con appunto l'idea che le radici debbano attecchire, e dal momento in cui le radici della pianta attecchiscono, da lì allora si inizia il conteggio. Per cui adesso la Gemara confronta la nostra Baraita con le opinioni di altri maestri. Vediamo un attimo nel punto 1 in introduzione. Allora la Baraita che afferma che sono necessari almeno 30 giorni prima di Rosh Hashanah. Di chi segue l'opinione, forse quella di Rabbi Lazar, la cosa non è possibile perché a suo parere sono necessari 30 giorni affinché le radici attecchiscano e altri 30 giorni prima di Rosh Hashanah, quindi complessivamente 60. È detto infatti nella Mishnah: non si pianta, non si propagina, non si innesta la vigilia del settimo anno meno di 30 giorni prima di Rosh Hashanah, e se è piantato, propaginato, innestato in questo periodo dovrà sradicare la pianta. Segnale quindi che l'azione che ha compiuto è un'azione proibita dalla halakha. Parole di Rabbi Lazar. Rabbi Yehuda invece dice: ogni innesto che non attecchisce in 3 giorni, non in 30, non attecchirà più. Quindi ci vogliono 3 giorni e non 30 affinché la pianta attecchisca. Mentre Rabbi Yose e Rabbi Shimon dicono: occorrono 2 settimane perché la pianta attecchisca. Abbiamo visto che questa opinione viene accolta nella halakha, quindi all'atto pratico, rispetto al concetto espresso nella Baraita. Il limite sarà quello del 15 di Av precedente l'inizio dell'anno sabbatico, quindi mal contate 6 settimane prima dell'inizio dell'anno sabbatico, 2 settimane finché appunto le radici attecchiscano, più 30 giorni. E Rav Nachman, nome di Rabba Ravua, disse: colui che dice che ci vogliono 30 giorni per attecchire sostiene che ci vogliono 30 giorni più altri 30, colui che dice che ci vogliono 3 giorni per attecchire sostiene che ci vogliono 3 giorni più altri 30, quello che dice che ci vogliono 2 settimane per attecchire sostiene che ci vogliono 2 settimane più 30 giorni, e quindi la Baraita non segue l'opinione di Rabbi Lazar, il che va benissimo. Vediamo il punto 2. Veinami, siamo appunto alla 12esima riga, a metà. Veinami che la più da spirale Gimelo Shroshimbae e la Alolam Rabbi Meir. Vehi Kamar Lamed Liklita. E se dicessimo anche che Rabbi Yehuda Spirale, che segue l'opinione di Rabbi Yehuda, Gimelo Shroshimbae avrebbe bisogno di Gimelo Shroshimbae, di 3 giorni più 30 giorni, e la Alolam Rabbi Meir. Ma sempre, cioè nel senso l'opinione eseguita dalla Baraita è quella di Rabbi Meir. Rabbi Meir, ricordo la scorsa volta, abbiamo visto quello che dice che Yom Echad Bashanah Hashushanah, che un giorno nell'anno viene considerato come se fosse un anno. Per cui qui andiamo secondo l'opinione di Rabbi Meir. Vechika Amar Shloshim, ma Rabbi Meir non parla di un giorno rispetto al divieto di piantare prima dell'inizio dell'anno sabbatico. Nella Baraita abbiamo trovato scritto che comunque si parla di 30 giorni. Allora come fa a essere l'opinione della Bimei? Dobbiamo ricordare che abbiamo sempre due elementi: l'elemento del attecchimento, insomma, della pianta, più un'aggiunta, un qualcos'altro. Allora dicevi chi kamar lamed liklita. Abbiamo visto che fra le varie opinioni possibili rispetto all'attecchire delle radici c'era una che diceva che le radici attecchiscono in 30 giorni. La Gemara vuole dirci che vechikamar lamed, cioè che quando dice shloshim, cioè quando dice 30 giorni, liklida, si parla dell'attecchire delle,
delle radici. Cioè, quindi, secondo Rabbi Meir, che succede? Da una parte abbiamo la sua opinione che dice che Yom Kadvashanak Shushanak, un giorno dell'anno viene considerato un anno. A questo aggiungiamo i 30 giorni per la grita, per attecchire, e quanto ci abbiamo però? Ci abbiamo 31, mentre la varietà parla di 30 giorni. Per cui ribatte la chiamata subito, Iachi, se è così, la medalef bai. Serve la medalef, serve 31, non serve 30. Perché la varietà allora parla di 30? Kassavar, yom, lamed, ole, lechan, ulchan. Dice la chiamata rispondendo, Kassavar pensa, cioè Rabbi Meir, quando dice Shoshim, intende dire che yom Shoshim, che è il 30° giorno, ole, lechan, ulchan, vale di qui e di lì. Cioè vale sia come ultimo giorno per l'attecchire delle radici, sia come aggiunta. Quindi complessivamente, secondo la Bimer, sono sufficienti 30 giorni. Ok, questo era solamente per concludere l'argomento della scorsa settimana che avevamo troncato. A monte ricordo che c'era una discussione fra Rabbi Meir e Rabbi Lazar rispetto al conteggio del tempo, cioè se una porzione di un anno potesse essere considerata o meno un anno. E Rabbi Meir diceva appunto che un giorno era da considerarsi come se fosse un anno. Ricordo l'esempio era quello del toro nella Torah. Abbiamo visto ci stanno vari termini per denominare questo animale nella Torah. E quando questo bovino ha 3 anni viene chiamato par. Secondo Rabbi Meir, affinché possa essere considerato un par, è sufficiente che l'animale abbia 2 anni ed un giorno. Invece, secondo Rabbi Lazar, è sufficiente che abbia 2 anni e 30 giorni. Per cui uno dice che un giorno è come se fosse un anno e l'altro dice che 30 giorni, un mese, è come se fosse un anno. Ora la Gemara si chiede da dove arriva però questa logica di Rabbi Meir e Rabbi Lazar, la Gemara ci svela che in realtà entrambi vanno a parare sullo stesso brano della Torah. Vediamo. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Ushnen mikra echad dareshu. Ushnen, cioè entrambi, tutti e due, chi? Rabbi Meir e Rabbi Lazar, ce lo dice Rashi all'altezza del punto 4. Vedete, c'è una sigla, Reshmem, Rabbi Meir, ve sì. Rabbi e Lazar, entrambi Mikra Echad Dareshu hanno spiegato Dareshu Mikra Echad, un verso, un'espressione della Torah. Quale espressione in particolare? Scusate, prendo una traduzione della Torah. Un'espressione relativa al diluvio universale. La Torah dice Vaibbe Achat Veshesh Meot Shana Barishon Bechat la Chodesh, e fu Bechat Veshesh Meot Shana nel Achat 1 Veshesh Meot e 600 Shana anno Barishon nel primo Bechat la Chodesh, il primo del mese. Ok, cosa c'è di strano in questo versetto? Anzitutto il modo in cui viene espresso l'anno, cioè normalmente noi quando diciamo un numero ci aspetteremmo che la quantità più grande compare per prima, cioè noi diciamo in italiano non diciamo 1600, diciamo 601, ok? Qui invece troviamo il contrario e il termine Shana viene accostato a Sheshmeot, a 600, e questo è quello che in qualche modo solletica la fantasia dei Chachamim. Rabbi Meir Savar, midiakati yom echad o de'agel bashana, beka karele shana, shmamina, yom echad bashana, chashuv shana. Adesso, che giorno sarà questo giorno dell'anno nel quale avviene ciò di cui sta parlando la Torah? È il primo mese, il primo del mese, che il verso prosegue dicendo che si asciugarono le acque sulla superficie della,
della terra. Sarà il primo mese, il primo giorno del mese, cioè per cui diremmo Primo di primo Tishrei. di Tishri, potrebbe essere, oppure abbiamo Oppure il qualche altra primo di alternativa, Nisan. oppure il primo di Nisan. Noi sappiamo che abbiamo questi due sistemi che convivono. Il primo di Nisan, però, possiamo dire pure che è collegato in qualche modo alla storia nazionale di Israele, cioè il primo di Nisan è collegato in qualche modo alla Geulah. Primo di Tishri sappiamo, ma adesso Universale, che è universale. tra poco vedremo che non è esattamente così, perché anche su questo punto c'è una discussione, però poi noi per la halakha almeno diciamo che il primo di Tishri ricorda, come vedremo poi tra pochissimo, la creazione dell'uomo, secondo solo. Allora, quindi, vediamo Rashi, Vaibachat Veshesh Meotshana. לסוף, ספגה לשיעה, 12 חודש שהתחיל מבול לרד. צ'צ'ידרוויאמו, 12 חודש, 11 מסי, דופו גה אל מבול, אביבה איניציאטו אה צ'נדר. כואנדו קומינצ'ה צ'נדר אל מבול? וידיאמו. Intanto le divrei Omer be Tishri Nivra Olam, cioè questo segue l'opinione che dice che il mondo è stato creato a Tishri, cioè se è così, Umabul Yalad be Yuzal Marcheshvan, cioè quindi il Mabul inizia a scendere il 17 di Cheshvan, Cheshvan quindi che è il secondo mese nel calendario, Bachodesh Hasheni be Shivasar Lachodesh. Dice la Torah parlando del diluvio. Il secondo mese è il 17° giorno del mese, quindi se diciamo che Tishri è stato creato il mondo, arriviamo a questa data, che il Kaman, come poi ci dirà la Gemara, tra una paginetta, Ave Ai Barishon Behad la Kodesh Be Tishri, cioè se è così, per cui se iniziamo il conteggio da Tishri, il Rishon Behad la Kodesh, il primo mese, il primo del mese sarà Dirishli, Diyoshar Biot Ben Nisan, Sheare Mem Yom Mabul, Lechemishim Umat Yom Shekaveru Amaim, Meelen, cioè per cui abbiamo il diluvio che dura 40 giorni, 100 giorni, 150 giorni in cui le acque imperversano spontaneamente, Mashkuat Sivan, per cui arrivano fino a Sivan perché passano altri 5 mesi, 190 cioè 40 giorni più 5 mesi, per cui 190 giorni complessivamente. Veharka Hayoloch Vechassor ad Chodesh Asi, allora ci dice che poi le acque diminuiscono fino al decimo mese, che sarebbe quindi il mese di Av, Shaya Asiri, Levidat Geshamim, cioè perché in assoluto nel calendario Av non è il decimo mese, o sì? Qual è il decimo mese? Tammuz, ok? Invece dice Rashid, il nostro sistema di riferimento non è Tishri rispetto a questo dato, ma è l'inizio del Mabul, cioè si tratta del decimo mese dall'inizio del Mabul e arriviamo quindi a Av, Shaya, appunto Shaya Asiri Dat Geshemin, cioè che è il decimo mese per la discesa della pioggia, Veas Nirua Shearim, allora a quel punto si vedono le cime dei monti, Umehad Beav ad Ehad Bedishri, Nivlu Amaim. E dal primo di Av fino al primo di Tishri, Nivlu Amaim, l'acqua viene assorbita e quindi il livello scende ulteriormente. Venu Dichtiv, Vai Beachat Veshesh Meot Shana, Barishon, per cui nel 601° anno, Barishon, Behad la Kodesh, il primo del mese, Harevu Amaim, si asciugarono a questo punto le acque. Udveomer, Beyar Yarad Amabul, questo però non è l'unico sistema, perché potremmo pensare pure che il conteggio inizia da Nisan, e quindi se inizia a scendere il Mabul, il diluvio nel secondo mese, ci troviamo nel mese di Yar, quando inizia il diluvio universale. Avale Hai Berishon Benisan, per cui questo
primo mese di cui parla il terzetto non sarebbe di Stevenson, sarebbe Nissan. Un bel mar, ti lascia una cespersa da Hat, l'onic ne su ba e la Yomehat. Ma comunque in ogni caso, sia se consideriamo come sistema di riferimento quello di Tishri, sia se consideriamo Nissan, in ogni caso si è entrati nell'anno quando le acque si asciugano completamente di un giorno solamente. Per cui, secondo una logica il primo di Tishri, secondo l'altra il primo di Nissan, ma comunque quello che vediamo è che il Mabun è iniziato Beshesh Meocianale Kaye Noach, nel 600° anno della vita di Noach, e quando le acque si asciugano si è entrati per mezzo di un solo giorno nel 601. Ok? Qui vediamo un altro fatto interessante, perché da qui possiamo ricavare che il conteggio degli anni della vita di Noach e dei personaggi biblici comunque non è collegato al loro compleanno, ma a qualcos'altro, appunto a Tishri Nisan, cioè perché altrimenti se dicessimo che Noach compie 601 anni quando è il suo compleanno, a meno che non diciamo che a sua volta è nato il primo di Tishri, il primo di Nisan, i conti non tornerebbero. Invece qui la Torah segue Rashi spiegando l'espressione della Torah, a partire dalla dimostrazione della Gemara, segue questa logica. E appunto nel primo di Tishri si entra nell'anno 601 della vita di Noach. Ora, rispetto a questa espressione, Rabbi Meir Savarto non la chiamerà Midachad Yom Echad Udeail Bashana Bekakal Lishana Shmamina Yom Echad Bashana Kashuv Shana. Cioè, visto che Midachad Adain ancora Yom Echad è un giorno Deail Bashana che è entrato nell'anno Bekakal Lishana e lo chiama anno, Shmamina, ascolta da questo, impara da questo, Yom Echad Bashana Kashuv Shana, un giorno dell'anno viene considerato un anno, ok? Questa appunto sarebbe la giustificazione, secondo Rabbi Meir, del fatto che un giorno dell'anno può essere considerato un anno. Beh, Idach che non è mai quello dire Acher, e l'altro, che sarebbe Rabbi Lazar, che dice che per avere un anno servono 30 giorni, Ichtiv Beshesh Meot Ve'achat Shana, che dechava Marta. Se la Torah avesse detto Beshesh Meot Ve'achat Shana, se la Torah avesse detto effettivamente nel 601, non so se si dice così, anno primo, 600° primo. 600° primo, va bene, fa un po'. Chi dechava Marta? Sarebbe effettivamente come dici te. Noi abbiamo detto invece la Torah si esprime diversamente, perché dice Hat Veshesh Meocana, no? C'è 1 e 600. Se avesse detto così, avrei accettato Hashta Diktiv, Hashta Akshav, ora Diktiv Shekaduv, che è scritto Behat Veshesh Meocana, il 1 sarebbe il primo, Veshesh Meocana e 600 anni. Shana a Sheshmeot Kai. A cosa si riferisce Shana? Dice Rabbi Lazar. Il termine Shana non si riferisce a tutta quanta l'espressione, ma si riferisce solamente a Sheshmeot Shana Kai, si riferisce solamente al 600. Ci troviamo nel 600. Umay Achat. Cos'è Achat? Cos'è uno allora? Atchalta da Achat Kamar. Intende dire l'inizio del primo. Rabbi Elazar, mai tama, siamo all'inizio del punto 6, sì. E Rabbi Elazar, qual è il motivo allora per cui dice così? Cioè, va bene, abbiamo smontato la Bimet secondo Rabbi Elazar, ma perché dobbiamo dire per forza che 30 giorni in un anno sono da considerarsi un anno? Diktiv Barishon Bechad Lachodesh. Perché c'è scritto Barishon nel primo, il primo del mese. Vedeachati Yom Echad Udail Bachodesh Bekakar Lechodesh. Lui si concentra sulla seconda parte dell'espressione, non sul Achat Veshesh Meot Shana, bensì sull'espressione che dice Barishon Mechad Lechodesh, nel primo, il primo del mese. Perché? Quanti giorni sono passati del mese? È passato solamente un giorno.
all'interno del mese, già lo chiama mese. Così dice Rabbi Elazar, no? Barishon Bechad Lakodesh, il primo, cioè il primo mese, Bechad Lakodesh, il primo del mese. Midakati Yom Echad Dul Dal Bechodesh, cioè è entrato un giorno solamente nel mese, Bechakari Lakodesh, e già lo chiama Kodesh, già lo chiama mese, Shmamina Yom Echad Bechodesh Kashuv Kodesh, che da questo possiamo ricavare che Yom Echad Bechodesh, che è un giorno nel mese, Hashuv Kodesh, è da considerarsi un mese, ok? Così dice Rabbi Elazar, mentre Rabbi Meir dice che Yom Echad Bashana Hashuv Shana, che è un giorno nell'anno da considerarsi un anno, lui scende di un grado e dice Yom Echad Bechodesh Hashuv Kodesh, che un giorno nel mese vale come se fosse un mese. Yom Echad Bechodesh Hashuv Kodesh, Lamed Yom Bashana Hashuv Shana. E come Yom Echad Bechodesh Hashuv Kodesh, come un giorno nel mese da considerarsi un mese, Lamed Yom Bashana Hashuv Shana, 30 giorni in un anno sono da considerarsi un anno. Bechodesh Limnu Yav Veshana Limnu Yea. Cioè effettivamente Rabbi Meir, quando dice che Yom Echad Bashana Hashuv Shana, che un giorno nell'anno viene considerato un anno, sta saltando due ordini, perché passa dal giorno, salta completamente l'idea di mese e arriva l'anno, ok? Rabbi Elazar invece è più graduale nella sua logica, perché cosa dice? Che dalla seconda parte dell'espressione possiamo ricavare che un giorno del mese vale come se fosse un mese, e a sua volta 30 giorni, che sono un mese, valgono come se fosse un anno, ok? Il problema è questo, cioè da cosa è composto un anno? Qual è l'unità di misura dell'anno? L'anno è collegato a un numero prestabilito di giorni o a un numero prestabilito di mesi? Dipende dal sistema di riferimento, effettivamente, cioè noi possiamo dire che l'anno dura 365 giorni, 5 ore, 48 minuti, eccetera, eccetera, per cui andare a giorni, oppure possiamo dire che un anno è costituito da 12-13 mesi, ok? Possiamo dire in entrambi i modi. Però, dice Rabbi Elazar, praticamente, per spiegare la sua logica, Bechodesh Limnu Yav, cos'è invece il mese? È costituito, dice Rabbi Elazar, da una quantità di giorni, cioè per cui cos'è che fa il mese? È sufficiente che ci sia una unità di misura del mese che si calcola in giorni affinché ci sia il mese, così dice Rabbi Elazar, e ugualmente Shana Limnu Yea, per l'anno serve che ci siano una quantità di unità, cioè è sufficiente una porzione, scusate, una sola di quantità di unità di misura dell'anno, cioè quindi un mese, affinché abbiamo un anno. Chiaro? Sì, fin qui è abbastanza chiaro. Poi non è chiaro quello dopo. Qual è quello dopo? Da qui deduciamo che entrambi sostengono che il mondo è stato creato nel No, adesso vediamo, no, attenzione, perché come tu gli andate avanti, però. Io mi stavo domandando. Intanto guardate la Gemara e vedrete che non è esattamente così. Perché dicono esattamente così? Perché come vedete il testo è tra parentesi. Perché effettivamente il legame che c'è fra tutto quello che abbiamo detto adesso e questa affermazione non lo vediamo, no? Certo, no. Guardate la nota 4, Rashi suggerisce di eliminare l'intera frase perché i due maestri potrebbero aver interpretato prima come riferito a Tishri. Tosafot, non sono d'accordo, c'è una discussione su questo punto, cioè se eliminare la frase o meno. Per ora sì, Rashi evidentemente pensava che non si ricavasse. Michal de Tarvai, guardate la sci, Rabbi Meir de Beazar, cioè sia Rabbi Meir sia Beazar, de A Tarvai moduce zoietat lat shana, cioè entrambi sostengono zoietat lat shana, che questo era l'inizio dell'anno. Velini re, e mi sembra che de la garsinan le, cioè appunto non leggiamo questo, cioè non fa parte del testo della Gemara, de Dilma Rabbi Eliezer spiraleu, perché? Forse Dilma che Rabbi Eliezer sfila lui, la pensano come Rabbi Eliezer nella discussione successiva su quando è stato creato il mondo. Vaidi Rishon Lav Nissan la Tishri, Umipeneshu Rishon Liviatolam, Umia Shanim, Karela Rishon.
Vei Rishon, cioè quel Rishon, cioè quel primo mese del quale parla il versetto, l'Av Nisan non è Nisan e la Tishri, bensì il mese di Tishri, mi penesho Rishon e Deatolam, perché è il primo per la creazione del mondo, il Minyan Shanim per il conteggio degli anni, Kare Rishon viene chiamato primo. Usedro Ramtania Bedia del Rabbi Elazar Ai Barishon Tishriu. E effettivamente nel Seder Olam, che è un testo di cronologia, del quale abbiamo parlato mi sembra l'anno scorso, forse in un'occasione, quel Rishon, secondo l'opinione di Elazar, effettivamente è scritto che è Tishri. Quindi questo è un motivo in più, questa prova da un testo esterno alla Gemara per cancellare la frase. Mm-hmm. Secondo Rashi. Meno male. Perché sennò tu stanotte non dormi. Tania, proseguiamo con la Gemara. Ora appunto entriamo in un altro argomento riguardo appunto la discussione sulla creazione del mondo. Tania del Biriesero, Mer, Bedishin, Ivraola, Bedishin, il duovo, iniziamo a studiare una parte un po' più semplice della Gemara. Bedishri metuavot per Pesach nola di Tzkak per Rosh Hashanah ifkeda sarà la Karev Hanna per Rosh Hashanah yatsa Yosef in Bet Asurin per Rosh Hashanah batlav Adam Udenu Mitzrayim Benissan Nigalu Bedishri Atinin Ligel. Sogliamo una discussione tra Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua, discussione estremamente famosa. Tani abbiamo imparato in una varietà. Rabbi Eliezer dice: Bedishri nivra olam, il mondo è stato creato a Tishri. Adesso leggiamo intanto cosa dice Rabbi Eliezer, poi la Gemara spiegherà ogni punto, cioè spiegherà da dove ciascun maestro dice quello che dice. È stato creato il mondo Bedishri nol duavot, i patriarchi, chi sono i patriarchi in questo caso? Sono Avram e Yaakov. Nol duavot, sono stati generati i patriarchi. Betishri, metuavot, di Tishri, sono morti i patriarchi. Befesach nolad Yitzchak, di Pesach è nato Yitzchak. Dello Shashana, nifkeda sarà Rachel vechanna. A Rosh Hashanah, il Signore si è ricordato, sono rimasta incinta, sarà Rachel e Hanna. Di Rosh Hashanah, Yetzah Yosef mi beta suorin. Di Rosh Hashanah, Yosef è uscito di galera. Di Rosh Hashanah, Batla Vodam, Votero Israim, è stato annullato il lavoro dai nostri padri in Egitto, cioè gli hanno smesso di essere schiavi. Benissani Galù, cioè hanno smesso di lavorare. Benissani Galù, di Nisani. Sono stati liberati, Bedishrea Atinin Ligel, di Tishri invece in futuro saranno redenti, cioè la redenzione finale avverrà di Tishri. Ok? Questo è Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua me benissani per Olam, benissani il duavot, benissani me duavot, befesach no adizzak, vero shashana ifkedas rachel bechanna, per Rosh Hashanah Yotzei Yosef Mipet Asurim, per Rosh Hashanah Bat Lav Oda Meotan Mitzrayim, Benissan Nigalu, Benissan Atinin Ligael. Rabbi Yoshua invece dice che il mondo è stato creato non a Tishri, bensì a Nisan. Benissan Oduavot, di Nisan sono nati i patriarchi, chi? Sempre Avram e Yaakov, perché Yitzchak, tutti sono d'accordo che è nato a Pesach. Di Nisan sono morti i patriarchi. Di Rosh Hashanah, e su questo sono d'accordo sia Rabbi Eliezer sia Rabbi Yoshua, il Signore si è ricordato di Sarah Rachel e Hannah. Di Rosh Hashanah, e anche su questo sono d'accordo, Yosef è uscito dalla prigione. Per Rosh Hashanah batlavo da Meodone di Mitzrayim, questo pure tutti d'accordo che il lavoro è terminato di Tishri. Benissan di Galù, di Nisan sono stati liberati, e la redenzione finale Benissan di Ligel, e in futuro saranno liberati nuovamente di Nissan. Su questo invece i maestri dissentono.
Quindi non sono d'accordo soltanto sulla nascita e creazione del mondo, su quando nacque Abramo e Jacob, sulla morte dei patriarchi, e poi su quando saranno redenti, la redenzione futura. Sì. Esatto. Nifkeda sarà, dice Rashi, appunto, vedete Rashi, siamo alla colonna di destra all'inizio della... della colonna, noi due volte Abramo e Jacob, appunto i patriarchi di cui si parla sono Abramo e Jacob, perché tutti quanti sono d'accordo nel dire invece che Yitzhak è nato a Pesach. Nifkeda sarà Ba Zichron Ledova, cosa vuol dire Nifkeda? Il loro ricordo Zichron Ba Ledova è venuto in bene Benixar Alen Rayon, e è stato decretato su di loro e Rayon il rimanere incinte. Ma te lavo dam no? Dam pasacca scevuto. In realtà la schiavitù è terminata 6 mesi prima della Geulah, della loro redenzione che è venuta di Nissan. Ok? Adesso, perché Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua discutono? Tania, punto 2, siamo alla settima riga. Rabbi Eliezer Omer mi nasce per dice il Nivro Lam, perché dicono così? Cioè, perché Rabbi Eliezer dice che il mondo è stato creato a Tishri? Shneimar, come è detto, ma Yomer Elohim Tacherez Desh, Esef Masri Asera, Ezperi. Adesso tanti di voi hanno fatto Kadam Reshit, no? Questo versetto è tratto dalla creazione del mondo. Ma Yomer Elohim, il Signore, disse, Tadshe Aarez Desh, appunto il mondo faccia si ricopra di vegetazione, Esev Masria Zera, piante che fanno seme, che producono seme, Ezperi, alberi da frutto, Ezperi. Chiede Rabbi Eliezer, Esu Kodesh Arez Moziade Shaim Vilan Maleperot. Quando è? Qual è quel mese? Shea Arez Moziade Shaim, che la terra Moziade Shaim fa uscire le piante. Vilan Maleperot. Gli alberi sono pieni di frutti. E io mi resetti Shri. Il mese di Tishri. Dico che è il mese di Tishri, siete d'accordo? Sì. Sicuri? Io sì. Ma sarebbe meglio la primavera, ragionando, pensando agli alberi. No, allora, c'è un problema nell'espressione di Eliezer, perché per quanto riguarda la seconda parte dell'espressione, va bene, cioè effettivamente Tishri è il momento in cui gli alberi sono pieni di frutti, ma Tishri non è il momento in cui escono le piante già sono uscite da un pezzo. Come vedrete, vicino alla parola Arez nella Gemara, vedete che c'è una parentesi? Sì. La vedete? Mm-hmm. Quella Alef a cosa rimanda? Rimanda alle Agaot Bach. Il Bach, Beit Hadash, si è interessato molto del testo della Gemara e appunto in questo caso dice che il testo va modificato. Non c'è scritto, dice lui nella Gemara, Mozia, bensì la parola che c'era scritta era Melea. Qual è il mese in cui la terra è Melea de Shaim? Immaginate come può essere scritta questa frase in ebraico. Cioè, Melea e Mozia in una scrittura semicorsiva si confondono, sono abbastanza simili, per cui dice il testo non può essere Mozia, perché si riferirebbe a un momento dell'anno differente. Come fare a essere a portare una giustificazione del genere? Per cui dice non c'è scritto Mozia, bensì c'è scritto Melea. Ma io non ho capito questa Alef dove manda. Colonna di destra, Gaotta Bach. C'è una colonnina piccola dove c'è scritto Massore Tashas. Il masso a Gaotta Bach. E lì scrive Gmala, Ezio Kodesh Arez Melea de Shaim. Ho capito. Sì, vedete che c'è scritto sì, Melea? Sì. E vedete pure che Melea come si scrive in ebraico? Si scrive la Yod o no?
Malè si chiede senza iodo normalmente, no? Sì. Pieno. Mm-hmm. Ok? Lui però, per spiegare come è avvenuta questa cosa, cioè come è possibile confondersi fra Mozia e Melea, ci mette una iod. Capito. Lo vedete? Sì, sì. Ok? Così effettivamente la confusione fra una parola e l'altra da parte degli scribi sarebbe comprensibile. Infatti ti direi, scusate, ma il numero di lettere già non mi ritorna. Non ci stiamo, no? Meleacchaim invece dice appunto il Bach. Adesso se dico così, allora la logica del Biasere mi torna. Cioè le piante già sono uscite, gli alberi sono carichi di frutti. In che mese ci troviamo? Evidentemente ci troviamo nel mese di Tishri. Evi omer ze Tishri, v'to aperek, continua Rabbi Eliezer, zman revia yeta. V'to aperek, quel momento dell'anno, zman revia yeta, era un momento di revia, un tempo di pioggia. V'yaridug shmim, sono scese delle piogge, v'zimaku, sono scese le piogge e appunto il Zimku sono fioriti. Shenemar Behed Yaleminarez, come è scritto, c'è un versetto che dice una nube, head, un vapore, Yaleminarez, saliva dalla terra. Ok? Pure questo da un punto di vista meteorologico torna abbastanza, cioè perché Nisan non ce lo immaginiamo come un mese di pioggia, dice che effettivamente è un momento in cui la pioggia inizia a scendere. Vediamo Rashi, Tatshe Arez, terza riga, a metà, Tatshe Arez, Kasseh, Petit Labesh, Bicciaim, si ricopre e si rivesta, Bicciaim di piante, di erba. Etzperi, cosa vuol dire? Shenigmar Pirio, che il frutto già è fatto. Cioè nel momento in cui Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo, e fra poco ci verrà introdotta questa idea, Nigmar Pirio, il frutto è completo. Votò a Perexman Riviava, Clomar, Raya Darcevicini Olam, e una prova, Reayala Davar, che il mondo è stato creato di Tishri, Sheare Likshamim Ayotzrichim, perché avevano bisogno di Kshamim, di pioggia, Tishri Sman Revia I. E appunto Tishri è un periodo di pioggia. Questa è l'opinione di Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, invece Rabbi Yoshua che dice che il mondo è stato creato di Nissan, Minasha Nissan Iverolam, da dove sappiamo che il mondo è stato creato di Nissan? Shenehemar Batotze Aharez Deshe Esev Masria Zera Beetz Oseperi, e faccia uscire la terra piante, Esev Masria Zera, appunto piante che producono seme, Beetz o seperi, e alberi che fanno frutti. Che non li hanno ancora fatti, non li hanno ancora, li avranno. Eseu Kodesh Shearez Meleat Shaim Vilan Moziperot e Veo Merzenisan. Qual è il mese in cui Shearez, in cui la terra Meleade Shaim è pieno di piante? Cosa dirà il Bach? Facile. Che dice? Da vedere c'è la Yod qua però su Melea. Sì. Che dirà il Bach qui? Come va a cambiare questa parola? Melea. Facile, facile. Mozia. Hanno scambiato le parole. Mozia Tshaim. Vedete dove c'è la Bet, la terza riga del Bach. Sham Sharetz Mozia Tshaim. Beilan Moziperot. E l'albero Moziperot fa uscire frutti e vi emerge Nissan. Direi che questo è Nissan. Votò a Perec, che quel momento lì dell'anno qual è?
Sman me aveva Rof Shemizdavegin Ze Etzel Ze. È il tempo in cui Bema Bechaya Veof, in cui gli animali domestici, insomma, le appunto i ovini, eccetera, Bechaya, animali selvatici, Veof, e i volatili Shemizdavegin Ze Etzel Ze. Shemizdavegin Zug vuol dire una coppia, per cui si accoppiano. Zezze, questo presso questo, reciprocamente. Shenemar, come è detto, già abbiamo visto questo versetto qualche volta fa. La Shukari Mazon ma Makimia Atfuvar, Itroau Af Yashiru. La Shukari Mazon, sì. Appunto, i campi si rivestono di gregge. Abbiamo già studiato a fondo qualche volta fa questo versetto. Ok? Vediamo Rashi. Matotze Arez. Velochtiv. E non c'è scritto Batatse Arez. Cioè non c'è scritto che la terra. Ah, c'è scritto Batotze Arez. La terra fece uscire delle piante. E insomma. Non c'erano delle piante già fatte, cioè le piante iniziano a uscire, a spuntare e cresceranno. Beetz Oseperi, appunto l'albero Oseperi che fa il frutto, velo Etz Prigamur, e appunto non ancora l'albero già carico di frutti. Votoperex Man, è quel momento lì dell'anno, Uliva Machaya Isaac Zelase. Ulkaka e Ostrekin, cioè adesso qual era l'imperativo? Quello di moltiplicarsi per gli animali. E per questo il mondo viene creato nel momento dell'accoppiamento. Ora esce Brissani di Verolam, e questa è la prova, dice Rabbi Yoshua, c'è Brissani di Verolam, che di Nissan è stato creato il mondo. La Shukharim, appunto che i prati si ricoprono di gregge, Bismanci, Troau, Af. Yashiro, cioè appunto che vi ricordate che le spighe sbattono l'un l'altra ed è come se cantassero. Qual è questo momento? È Nissan. Alma, perciò, Nissan, Sman, Zivuk, Bemau, perciò il mese di Nissan è il momento in cui gli animali si accoppiano. Ci siamo? Adesso cosa farà la Gemara? Inizia a confrontare le varie espressioni sulle quali Rabbi Eliezer e Yoshua si sono appoggiati per dire rispettivamente che il mondo è stato creato di Isheri ed è stato creato, secondo l'altra opinione, di Nissan. Perché effettivamente tutte le espressioni che abbiamo incontrato nella Torah compaiono. Un attimo solo. Volevo vedere con voi il versetto della dorata. Dal quale ricavano il tutto. Il diverto comunque è proprio un minuto, se riesce ad aspettare un minuto praticamente è finito. Devo solamente aspettare che carichi. Scuserò. Sono un po' stritolato. E, insomma, secondo l'uno e secondo l'altro, le espressioni sulle quali giustificano la propria opinione compaiono queste espressioni, ma devono confrontarsi con l'altra, perché l'altro Tannaccio, cioè Rabbi Eliezer, active Ezzo Seppedì, cioè comunque poi Rabbi Eliezer doveva confrontarsi col fatto che è vero che c'è scritto che c'è scritto Ezperi, cioè alberi con frutti già fatti, ma c'è scritto pure Ezzo Seppri, l'albero che fa dei frutti, cioè dal quale escono i frutti, e quindi non è fatto. How libra kale dorot odiktiv,
quello, quell'espressione, secondo le Bieser, c'è scritta come Berakale Dorot, come una benedizione per le generazioni successive. Vidak Nami, e l'altro, cioè Rabbi Yoshua, deve difendersi dal fatto che c'è scritto Aktiv Etzperi, c'è scritto Etzperi, l'albero con i frutti. Hauk de Rabbi Yoshua ben Levi, da Mario Yoshua ben Levi, col Masè per Shit le Komatan Nivreu, le Datan Nivreu, le Zivionan Nivreu. E Rabbi Yoshua deve difendersi dal fatto che c'è scritto Etzperi, cioè appunto gli alberi con già carichi di frutta. Hauk de Rabbi Yoshua ben Levi. Quello segue l'opinione di Rabbi Yoshua ben Levi, il quale dice Kol Maase Breshit, che tutta quanta la creazione, le Komatan, vedete, fra parentesi pure questo, che è stato creato già nella sua dimensione finale, nella sua altezza finale, le Datan Nivreu, per la propria volontà, con il proprio consenso, Nivreu, è stato creato le Zivionan Nivreu, per la propria bellezza, letteralmente è stato creato secondo le proprie caratteristiche. Cioè, quindi non vuol dire che gli alberi erano già carichi di frutta, ma che gli alberi rispecchiavano già la propria conformazione finale. Non dobbiamo immaginare che gli alberi nascono come se fossero una piantina, abbiamo già l'albero intero come dopo tanti anni, ma senza frutto ancora. Questo secondo Rabbi Yoshua, e questo segue l'opinione Rabbi Yoshua ben Levi, che dice che tutti quanti gli esseri al momento della creazione del mondo furono creati nelle loro piene dimensioni, secondo la loro volontà e secondo le loro caratteristiche. Comunque su questo la prossima volta torneremo, perché in realtà abbiamo un problema a spiegare queste tre espressioni, come si incastrano fra di loro, e appunto da questo ripartiremo la prossima volta. Mi scuso, ma